Claudio Borghi, qual è la proposta fiscale della Lega Nord? La proposta fiscale deve essere rivoluzionaria. Come giustamente ha detto Matteo Salvini, non serve fare un'aliquota più bassa di 2 centimetri piuttosto che un'idea di una limaturina da una parte o dall'altra. Ci vuole una cosa rivoluzionaria. Rivoluzionare il sistema di gestione del fisco nei cittadini, che invece di essere una specie di mostro incomprensibile e solo per sacerdoti e solo per iniziati, deve essere comprensibile anche a un bambino dell'asilo. Nel momento stesso in cui il fisco è comprensibile anche a un bambino dell'asilo, diventa anche più giusto. Per cui aliquota unica, detrazione fissa indivisibile per ogni persona su base familiare. Mettiamo assieme tutto: la semplicità, il quoziente familiare e la possibilità di gestirsi da soli il rapporto con lo Stato. Sembra troppo semplice, forse anche difficile da attuare? È troppo semplice, ma purtroppo c'è un conflitto di interessi fino adesso stato fra chi invece ha tutto interesse a farsi casta, a far sì che il rapporto sia fra re e suddito, e chi invece vorrebbe che le cose siano diverse. Quindi tutte le volte che è stato applicato questo sistema, perché ripeto, non è che stiamo scoprendo una cosa incredibile mai fatta, tutte le volte è stato applicato, ha portato risultati. Non si capisce perché debba essere mantenuto invece l'attuale sistema, o meglio, si capisce se si pensa che uno Stato ha tutto interesse a tenere i cittadini sotto schiaffo. Va bene.